Arrivederci da Wind Infostrada, Toyota Prius, Acqua San Benedetto, Beghelli. A Sanremo, 30 anni fa, nasceva una stella. 600.000 copie vendute, la canzone più trasmessa nelle radio. Rai 1, nella settimana del festival, racconta la vita di un grande cantautore. Rino è sempre diverso, è imprevedibile. L'energia, la passione e l'ironia di un uomo libero che cantò il nostro paese. Una poesia che vive ancora nei nostri cuori. Vai in mezzo alla gente, che tu la sai raccontare solo tu. Rino Gaetano, il film, mercoledì 21:10, Rai 1. Che intercettano le nostre telefonate. Oh, allora non parliamo. Dove sei, scusa? Sì, a casa, sto arrivando. Ah, senti, Anna, lo dico a Massimo che ci vediamo sempre. No, no, non lo dire, l'indirizzo. Via Teolada, via Teolada 45. Ma chi è che parla, scusa? Sono io che parlo. Ma via Mazzini. Ma chi è? Ma qual è? Taxa rubra non c'è numero. Confermato ritorno del trio. Ma non si deve dire questo. Confermato ritorno del trio su Rai 1, 8 marzo. Ma stia zitta. Il ritorno del trio, da sabato 8 marzo, Rai 1. Buonasera dal TG1. Sarebbero morti di fame e di sete Ciccio e Salvatore, i fratellini trovati in fondo a un pozzo a Gravina in Puglia. I corpi erano rannicchiati in posizione fetale. Dal carcere il padre, ancora indagato, si sfoga perché non hanno cercato lì. Ora capiranno che sono stato io, che non sono stato io. Il servizio di Raffaele Gorgoni e Daniela Tortella. Quando i furgoni mortuari portano via i corpi di Ciccio e Tore, cala il sipario sul rudere delle 100 stanze, il labirinto di pietra che per 20 mesi ha custodito i resti dei due ragazzi, la cui vicenda ha scosso l'opinione pubblica tanto da far dire al procuratore Emilio Marzano: la preoccupazione può essere di carattere morale, perché abbiamo la sensazione, benché debba essere confortata con i dati tecnici e scientifici, che abbiano subito un'orribile morte. Una vena di commozione che attraversa anche le parole del questore Vincenzo Speranza. Per quello che appare dal sopralluogo, uno dei due è stato trovato vicino, diciamo, a questo imbuto dove sono caduti, e l'altro 5-6 metri più avanti, quindi è possibile sostanzialmente che qualche spostamento da soli abbiano potuto fare prima poi di morire. Questa è un'ipotesi, ma ci riferiamo a quello che appare del sopralluogo, nient'altro. La sicurezza entra nel dibattito politico. Il leader del Partito Democratico Veltroni chiede mano dura contro i pedofili. Pronta intanto la bozza del programma del PDL. Sentiamo Sonia Sarno. Tolleranza zero contro i pedofili e la violenza sui minori. Veltroni annuncia un disegno di legge che il PD porterà avanti qualunque sia l'esito delle elezioni e la candidatura del prefetto Serra nelle liste del PD. Quanto al rapporto laici e cattolici, devono convivere le due anime, dice. E stasera apre sulla par condicio dopo le polemiche con la sinistra arcobaleno. Intanto Bertinotti sfida Veltroni. La partita si gioca sul programma, dice. Nel fine settimana 8.000 gazebo del Popolo della Libertà con un referendum tra i cittadini sulle priorità del programma. Silvio Berlusconi, in un messaggio che sarà distribuito, scrive: abbiamo iniziato una grande avventura rivoluzionaria. Ora sta a voi. Il PDL è grande movimento per chi ama la libertà. Pronta intanto la bozza del programma in 10 punti. Il decalogo parte dal rilancio dell'economia. A parte un capitolo sul sud. Maroni Lega Nord sottolinea: per noi il federalismo è una priorità, non per il PD. Testorace, votare destra è contro il pensiero unico. Il leader UDC Casini replica a Berlusconi: è lui che vuole l'inciucio, ci attacca perché stiamo crescendo. Domani incontro tra Rosa Bianca e UDC per la riunificazione del centro.
Strage a una fermata dello scuolabus di Fiumicino, vicino a Roma. Due mamme e tre bambine sono state falciate e uccise da un'auto mentre aspettavano il pulmino scolastico. L'incidente è causato dallo scontro tra un SUV e un'utilitaria, ha coinvolto in una carambola altre sei auto. Tra i feriti, la più grave è una bimba di 10 anni che ha perso la mamma. I residenti accusano su quella strada corrono come pazzi. La strage di Erba, al processo in corte d'assise a Como, è stato il giorno della testimonianza di Mario Frigerio. È lui l'assassino, sono sicurissimo, è Olindo Romano, era una belva. Frigerio, che doveva essere la quinta vittima, si è salvato per un difetto genetico alla carotide. Frigerio ha ricordato di aver sentito le grida della moglie durante l'agonia. Ai difensori ha detto vergognatevi. In aula è stato trasmesso anche il video della confessione di Rosa Bazzi. E chiudiamo con una notizia di calcio. Juventus e Torino hanno pareggiato 0-0 nell'anticipo giocato questa sera. Era l'ultima notizia, vi lascio al Dopo Festival, poi dopo un'altra edizione del TG1. Arrivederci. Buona visione da Wind Infostrada, Toyota Prius, Acqua San Benedetto, Beghelli. Buonasera e bentornati a questo